Voglio farti capire in modo molto semplice, magari anche con un esempio banale, perché per gli uomini è così difficile lasciare la propria moglie per l'amante. Immaginati un uomo che vive in una città. Ecco, la moglie è la città, la moglie o la compagna. Facciamo un esempio conegliano. In questa città lui ci vive da anni. Non è il posto più eccitante del mondo, ma è casa sua. Qui ha il suo lavoro, è stabile, sicuro e sa cosa aspettarsi ogni giorno. Magari ha anche i figli che vanno a scuola lì nei paraggi. Ha le solite amicizie, il padel, il bar. E poi c'è l'amante che è un po' come Jesolo, giovane, vivace, piena di stimoli. E ogni volta che lui ci va si sente ringiovanito, si diverte. Magari è anche facile da raggiungere e gli dà quella scarica di adrenalina. Magari ci va anche per tanti anni, in vacanza, in giornata. Impara a conoscere anche l'ambiente e con il tempo magari si fa anche delle amicizie. Ma lui la vede sempre come una fuga, come la città delle vacanze. E se gli chiedi di mollare Conegliano per trasferirsi a Jesolo, lui non lo fa perché pensa magari al trauma del cambio della città, il trasloco, nuove abitudini, nuovo lavoro. Ed è rischioso, è una scocciatura, è una rottura fisica e mentale. Si sa che poi anche gli uomini hanno la loro mentalità conservativa. E anche soltanto pensare di lasciare le proprie radici, la vera stabilità, la sicurezza e i legami per un qualcosa che potrebbe rivelarsi meno solido di quello che sembri, perché ricordati che fino adesso, per quanto lui lo possa conoscere, non ci ha mai vissuto insieme. Per ovvie ragioni. È una scelta che pochi, anzi, pochissimi uomini hanno il coraggio di fare.